Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Continuano senza posa in tutta Italia le proteste degli studenti nelle tende. Come sapete, gli studenti stanno protestando perché non sono letteralmente nelle condizioni di potersi permettere una casa in affitto o una stanza in affitto, soprattutto nelle grandi città come Roma, Torino, Genova e soprattutto Milano, la più cara di tutte. In più sono costretti, non potendosi permettere la casa, a fare i pendolari nella migliore delle ipotesi, quando la distanza lo consente, in condizioni dei viaggi e dei trasporti spesso non ottimali, treni sovraffollati con ritardi e quant'altro. Quindi la loro è una protesta, diciamolo pure, giusta e sacrosanta. Verissimo, verissimo, è una cosa indecente il fatto che lo Stato continui a usare soldi per privatizzare o per le armi in Ucraina. Per armare fino ai denti il guitto Zelensky, attore NATO, i giovani hanno perfettamente ragione. Mi permetto tuttavia di segnalare ai giovani due cose. Ecco, un bonario consiglio non richiesto alle nuove generazioni. Premesso che sono con loro, hanno perfettamente ragione a protestare e hanno tutta la mia solidarietà. Fatta questa doverosa premessa. Punto primo, giusto protestare ora, ma quando c'era l'infame tessera verde, cari giovani, quando c'erano i confinamenti domiciliari coatti, perché non protestavate? A parte i gruppi studenti con i quali anche ho avuto l'onore di collaborare contro l'infame tessera verde, i più tacevano. Ecco, perché lì non avete detto nulla? Ecco, prima domanda. Seconda domanda. Molto spesso voi criticate le conseguenze, fate bene, giusto, però spesse volte coltivate le cause. Quindi, ad esempio, siete contro il caro affitti, siete contro l'impossibilità di avere una casa a prezzi ragionevoli, vero, però poi coltivate le cause di questi effetti, perché celebrate la globalizzazione, l'Unione Europea, il One World neoliberale. Ecco, dovete comprendere che ciò contro cui protestate sono gli effetti causati da ciò che molte volte invece celebrate. Quindi forse bisognerebbe riorientare il paradigma. Che ne dite? Ecco, questo è il mio piccolo consiglio. Fermo restando, sono con voi. La vostra protesta mi pare ottima e sacrosanta.